Bene, dovrei inventarmi qualcosa per quando sono un attimo AFK, mentre che ne sono andato a fare una pausa, eccetera, eccetera, però non ho ancora pensato a nulla. Allora, qui ho tutto quanto pronto in realtà, credo. Va bene, quindi se io faccio così... Di solito non ci sono pause, è vero, però nel caso io dovessi fare una maratona ogni tanto... Magari può succedere. Io metto qui. Perfetto. No. Aspetta, dov'è il coso? Ah, ecco, è questo. Perfetto, sì. Perfetto. Adesso vi metto tutte quante le cose. È stato posseduto dallo spirito di Lecrew? Agatha? Ah, sì, giustamente. Fatemi mettere il coso. Ovviamente, per chi non ha mai visto le tentativi di speedrun, la chat in questo momento è all'angolo a destra, perché qua sotto c'è il ampersand. Adesso appare, perfetto. Perfetto. La figlia di Lions non è male, vero? Vero. La waifu mia di Fallout. Sai che non ci ho mai pensato intensamente a fare una tier list delle waifu, però si potrebbe fare una tier list delle waifu. Oddio. Forse... Sì, sarà Lions, forse. Non lo so. Comunque, fatemi avviare Fallout 1. Io mi devo un attimo ricordare cosa fare adesso. Aspetta un attimo. Che è da un sacco che non provo questa cazzo di speedrun. Perfetto. Però in questo momento non vedo la chat, aspetta un attimo. Ecco, adesso vedo la chat. No. Aspetta che... A parte che... Ok, abbassa questo, metti questo e metti questo. Perfetto, si vede. Vediamo se funziona tutto quanto. Il coso parte. Sì. Parte perfettamente. Bene. Funziona tutto quanto a meraviglia. Sembra. Allora. Qui ho tutti quanti così segnati perché bisogna fare i vari... Merda. Allora, facciamo un paio di prove giusto così, senza neanche andare troppo sul serio. Però comunque il timer lo faccio partire sicuramente. New game. Abbiamo il nostro personaggio. Già preimpostato. Il tempo da battere di oggi, io vorrei scendere sotto i 6 minuti, se è possibile, però non penso che ci arriveremo oggi sotto i 6 minuti perché è da un sacco che non la provo la speedrun e sono un po' arrugginito. Quanto avevamo fatto l'altra volta? 6 minuti e 40, 6 minuti e 20? Una roba del genere? Non ricordo. Load, la nostra Shakira seconda. Ci siamo. Ci siamo. Allora, mi devo un attimo ricordare tutto quanto. Ok, con calma andrò perché mi devo ricordare. Allora, qui abbiamo detto che con i topi è meglio correre, fare così. Com'è che si faceva? No, non P. Qual era il tasto per far finire il combattimento velocemente? Non ricordo. C'era un tasto. Non è uno, non è due. C'era un tasto. Era qui, forse si vedeva. Pause, exit main menu. Pip-boy, attack, options. End combat turn. Sì, ce l'ho. Enter. Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo. Enter. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, quindi qui bisogna fare semplicemente, bisogna uscire fuori. Magari sfruttando bene il glitch del coso. Eh sì, devo... È da un bel po' che non provo e non mi ricordo un cacchio. Allora, qui bisogna andare di qua. Appunto, facciamo questa strada. Che
per raggiungere prima il deserto e per raggiungere più velocemente Mariposa. E ci stiamo andando verso Mariposa. Non ho fatto partire lo split, ma chi se ne frega. Giustamente adesso che stiamo facendo un tempo di merda... Ah no, ok, stavo dicendo. Non ci sono incontri casuali, invece ci sono. Ho sbagliato. Devo fare bene il glitch del combattimento. Ho fatto una cazzata. Ok, mi ero dimenticato del glitch del combattimento. Siamo morti e anche ucciso un super mutante. Bene. Ma... Che cazzo? Aspetta un attimo. Aspetta, No. Ok. Mi si era bloccato un attimo il timer, scusatemi. New game. Siamo morti, per chi non l'ha capito. Ok. You're here. Good. Inizio a ricordare. Adesso provo a farlo un po' più velocemente di corsa. No, ho sbagliato. Va bene, lo stesso. Ok. E gli split non sono aggiornati comunque, non erano i migliori split. Ma qui ho sbagliato, non ho fatto il glitch del combattimento, sono un idiota. Mi devo ricordare, c'è il contro casuale, bisogna usare, bisogna spammare A. Giustamente adesso che non serviva non l'ho l'ho fatto, giustamente. Andiamo. Deve essere più o meno di qua. Bene. Deve essere qui, se non sbaglio. E dai, questi incontri casuali. Vabbè, tanto non è che stiamo cercando di fare un tempo incredibile. Adesso mi sto soltanto rinfrescando la memoria. Era troppo... Ok, avevo completamente sbagliato. Era molto più in là. Vai. Qui era 2-1. 2-1-1 e si corre via. Perfetto. Si corre attraverso la barriera. Buono, 21 colpi. In realtà sono tantissimi. Non è, non è buono per niente. Corriamo qui. Corriamo qui. E 7 per la scienza. Perfetto. Qui invece abbiamo 1-4-1 e si corre via. Re. Allora, quindi dobbiamo metterci qua, premere A e fare il glitch per evitare che ci attacchi. Fatto una volta di troppo, ma va bene lo stesso. Qui fa semplicemente fatto 0. Via. Non aveva senso nemmeno rischiare. Dovevo usare lo steampack, ma comunque adesso lo usiamo. Steampack, vai. Prendiamo un altro per sicurezza, tanto. Tanto per. Vai. So che ci siamo. Allora, qui è il primo coso basato sulla fortuna, perché c'è lo skill check. 3-1. Andata. Ok. Mo, questi incontri casuali, Dio santo. Ok.
Bene. No. No. Vai. E vaffanculo. Non c'è nessuno. E dai, ci arriviamo a sto posto di merda, ce la facciamo? Eccoci. Ok, qui si va. Allora, apri. Qui va premuto G, no, che tasto era? C. Tasto C, poi invio. E aumentiamo queste cose qua velocemente, intorno al 140 al lockpick e anche la scienza. Sì, così andrà bene. Via. Per il lockpick va usato il 2, quindi così. Aperta. Qui. Facciamo così per non rischiare di sbagliare. Ci siamo. Andiamo qui. Finiamo il combattimento. Parliamo con Morpheus. Con Morpheus va fatto 2-1-2-1 e poi col maestro va fatto una cosa particolare. Ok. Ok, fatta. Andata. Questa è andata. Dovevi fare una cosa? Com'era salvataggio rapido F6? Sì. Vai. Così ce l'abbiamo già fatto. F6, perfetto. Va fatto 0, F6, F7 e si fa. Ok, è andata. Qui A. Allora, il punto esatto dovrebbe essere questo, giusto? Credo. Sì, è questo. Quindi lock e si unlocca. Vai. Anche qui. Lock. Bloccato. Vai. No, al quarto. Qui mi confondo sempre. Qui al quarto. Quindi qui 4. Apro qua. Vado qua. No, perché aveva fatto il lock prima. 2. Apri. Ho sbagliato. Apri. Sbagliato. Vai fino a qui. E qui possiamo chiudere. Poi ho fatto un salvataggio rapido. E qui facciamo scienza. E poi aspetta, andava fatto... Sì, andava fatto il combattimento quando appariva il coso. Troppo presto. Troppo presto. Appena parte il prompt va fatto A. Troppo tardi. Carichiamo. 7, vai. Troppo tardi. Forse forse qui va imparato più che imparare a farlo nel momento in cui lo vedo, imparare il tempo dell'animazione. Provi a provare. Ok, appena finisci di tornare su, proviamo. Troppo presto. Troppo presto. Troppo presto. Questa qui è la parte probabilmente più difficile della speedrun. Oh, troppo tardi invece. Qui è probabilmente la parte più difficile perché ci vuole un timing perfetto. Ok, presa. Presa. Piano 3. Piano 3. Qui. A per andare via.
Perfetto, quello non mi cagherà. Andiamo con questo. Ci ho messo un sacco di tempo, ma almeno l'abbiamo fatto tutto e mi sono ricordato come funziona. Con il tizio adesso va fatto 3-3-1. Siamo via. Andata. 9 minuti 50, 25, che è tantissimo. Ma l'abbiamo fatto tutto. Bene. Bene. Qui skippiamo, se no mi bloccano il copyright. Buono. Ok, devo riprenderci un po' la mano, però mi ricordo adesso più o meno. Quindi abbiamo la zona della caverna, dove ci sono di solito i tre topi. A volte mi è capitato a poche volte che sono due, ma sono tre topi. Li skippiamo. Andiamo lì. Vabbè, la zona contaminata è tutto quanto culo, più che altro. Per incontri casuali. Poi andiamo verso lì e c'è il tizio che va fatto 2-1. Poi si entra dentro 2-1-1. Si corre dal tipo. Al computer si fa 7, accedi e poi 141, giusto? Sì, 141. Poi si va di là. Si va al coso di sopra. Al coso di sopra. Ed è al piano 3. Si evita il tizio con il glitch del combattimento. Poi c'è il tizio che ha fatto semplicemente 0. Si passa attraverso le cose. Se serve lo steam pack, si usa lo steam pack. Grazie mille a Belzebrew Music per il follow. Ho provato prima a giocare a Fallout 1 tipo 5 volte, ma sono arrivato al prima volta e non ci capisco più nulla. Consigli? Quindi sei arrivato al primo vault, ma non capisci nulla, nel senso che non sai come esplorarlo? O l'hai esplorato tutto e non capisci cosa devi fare dopo. Comunque sì, più o meno mi ricordo. Più o meno mi ricordo tutto. Eh sì, dovrei provarci anche. Non so se ogni giorno, però non lo so. Buonasera Belzebrew Music, benvenuto, buonasera. Prima che parta la roba. Ho visto Shady Sands, sì. Mi pare si chiamasse così. Poi ho visto che trovare una corda per scendere al volto, ma non la trovo. Te la vende il tizio all'ingresso di Shady Sands. C'è un tizio all'ingresso di Shady Sands, mi sembra che si chiami Seth, che te la vende. Devi parlare con lui, semplicemente. Te ne servono due di corde, mi raccomando. Proviamo un'altra. Proviamo un'altra, vediamo se riusciamo a fare un tempo un po' migliore. Almeno 7 minuti, dai. 8 minuti sarei già contento in realtà. Allora. Una la trovi nel vault? Non mi ricordo, cioè, una trovi. Forse sì, hai ragione. Bene. È livello inferiore, ok. Quindi basta una in realtà. Basta una, scendi e trovi l'altra. Ok. Controller chip for our water purification. Aia. Questo non mi ha fatto danno. Mi sembra che il tempo della caverna migliore che abbia mai fatto era tipo 16 secondi. Ricordo male? Una roba del genere. E dai. Oh. Bloccato? Oh. È buggato. Che cazzo? Non si muove. Sono incastrato negli scorpioni. Come cazzo è possibile sta roba? Ma è mai successo? Ma che cazzo? Non posso muovermi. Vabbè. E questa è andata. Di merda, ma è andata.
Exit. Scusatemi, devo un attimo mettere a posto. No, a posto, scusate. Devo mettere a posto il timer. Rifacciamo. Rifacciamo. Che sfiga. Mai successa una roba del genere? Bene, non è male questo tempo. Quanto dipende dagli incontri casuali. Eccoci. Dovrebbe essere all'altezza del voltage, se non ricordo male, quindi è qua più o meno. Un incontro casuale. Bellissimi mutanti. Un cactus, per un momento pensavo fosse un mutante questo cactus. Un cactus mutante, non è possibile? Qua. Eccoci. Vai. Qui devo usare per forza lo steampack. Via. E la cattedrale tutta di fila è difficile anche perché c'è quella roba lì del timing perfetto ed è difficile da fare. Allora, usiamo gli steampack, se no qui moriamo. Via. Se abbiamo sfiga, moriamo al prossimo. Se abbiamo veramente sfiga della Madonna, si muore adesso. Ok, non siamo morti. Data. E di quanto cazzo si va veloci se uso bene il glitch della corsa. Madonna, quanto si va veloci. Madonna, se si va veloci col glitch della corsa. Merda. Ah, qui non c'è nessuno, ok. Via. Bene, ci siamo. Qua. Fanculo. Ok. Oh no, i topi, fanculo. Ho perso un po' di tempo qui, ma non importa. Non avevo visto i topi. Vai. Siamo, eh. Ok. Via. No, non l'ho aperta. Si è chiusa. Dai, vaffanculo. No, vaffanculo, com'è possibile, non si apre. Madonna, quante volte ho provato. Dio santissimo. Ci sono del primo colpo, eh.
Vai. Dov'è? Non ricordo. 2-1-2-1. Ok. Non ricordo mai Morpheus. 2-1-2-1. No, non ce l'avremo mai sotto i 6 minuti. Impossibile. E sbaglio di nuovo. Ogni volta qui sbaglio. Sotto i 6 minuti, impossibile. E vaffanculo. Che cazzo hanno le serrature qua in questa run di merda? Ok. Sette, vai. Ho fatto troppo presto. Un culo. 7. Ok, andata. Qui potevamo anche fare il nostro miglior tempo qua. Qui potevamo fare il nostro miglior tempo, però niente. È andata così. Nata di sfiga. Peccato. 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 Ma che cazzo? Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Non l'ho attivato il coso. Non l'ho attivato. Era partito il prompt di errore. Era partito il coso che avevo fallito. Vedi che ho fallito tutti quanti i check oggi, eh. Vedi, non l'avevo fatto. Vedi, you're not skilled enough to defeat. Scusami, scusami un attimo. Ecco qual è il problema. Avevo dimenticato di fare sta roba qui. Allora è colpa mia. No, no, allora è colpa mia. Avevo dimenticato di fare sta livellamento. Avevo dimenticato. Oh, non lo so. Cioè, l'avevo fatto però. L'avevo fatto. Aspetta un attimo. Qual è il problema? Perché non me l'ha fatto? No, per capire se c'è un problema che non me lo conta. Per capire perché non me l'ha contato. No, l'avevo fatto. Mi ricordo che l'avevo fatto, effettivamente. Non so qual è il problema, allora. Va bene. Strano. Strano. Veramente strano. Vabbè. Questa è andata così. Strano questa cosa del livellamento. Non ho capito perché non l'ha fatto, però va bene. Sì, salva lo split, vai. Era buttata, veramente, peccato. Buonanotte, re dei poveri. Grazie per essere passato. Io la provo ancora una volta o due, massimo. Dai. Almeno una volta la voglio provare bene. Però dai, adesso mi ricordo come funziona, almeno. E non è troppo difficile ricordarsi come funziona, in realtà. Proprio ho preso un po' di confidenza. E affanculo, sto topo di merda. Fanculo, mi ha visto un topo in più. Vabbè. Ho perso un po' di tempo, va bene. Non importa. Peccato, perché era buon tempo. Abbiamo fatto anche buono con gli incontri casuali. Ma vabbè, non importa. Si farà di meglio. Si farà sicuramente di meglio.
Zero incontri. Buono anche questo danno, non è male. Una sera che sta arrivando, poi dopo non posso leggervi. Sono concentrato a fare sta roba. Scusatevi, adesso vi leggo appena finisco. Ok. Bene. Dai, cazzo. Ah, ci ha fatto troppo danno. Dobbiamo poter usare lo Steampack. Purtroppo dobbiamo usare lo Steampack. Grazie mille, YK, per i complimenti. Grazie mille. Steampack, per forza. Vai. 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 Vai, cazzo. Buono, è andato. Dai, 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 dai. No, cazzo! Potevamo farla senza incontri casuali, invece ne abbiamo preso uno. Cazzo di serpenti nel tunnel, sono loro, praticamente. Mi hanno voluto pregare. Andata. Dai, serpenti nel tunnel di merda, morite. Questa è troppo larga, però, anche. Ancora i serpenti nel tunnel di merda. La banda degli Ian. Va bene. Dai, cazzo. Vai. Adesso sono sicuro al 100% che l'ho fatto. Lo sto facendo, il coso, quindi lo sto facendo. Vai. Tutto il resto qui. Scusami, eh. Ok, l'ho fatto, eh. Solo sfiga ho avuto, quindi. Ok. Bene. Bene. 2-1-2-1. Ok. Qua. Perfetto, andata. Andata, 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 andata. Ah no, ci sono troppi supermutanti, mi sa che questa non si può fare. Vedo troppi supermutanti, mi sa che questa non si può fare. Vediamo se è così. No, invece si fa. 2. Dai cazzo. Buono. 4. No.
Preso. Peccato, potevamo fare sotto i 6 minuti qua. Peccato, cazzo. Peccato, cazzo. Peccato, cazzo. Potevamo farcela sotto i 6 minuti stavolta. Comunque sì, l'ho imparata molto meglio sta parte, eh. Decisamente molto meglio la so adesso questa. E dai. .39. Che mi sa che forse è il nostro miglior tempo. Io voglio mandare una da meno di 6 minuti. Sai che questo è il nostro miglior tempo? Questo mi sa che è il nostro miglior tempo finora. È andata bene anche con gli incontri casuali. Almeno nella prima parte. 28esimo sotto il secondo italiano per 3 secondi. Ci sono... Ah, vero, ci sono due italiani, è vero, nella classifica. Mi ricordavo solo il primo. Buono. Comunque un buon punteggio, assolutamente. Si aggiorna i dati. Dai, ne voglio provare ancora uno. Voglio riprovare. Si può migliorare assolutamente. Ok. Ricordo che il timer parte quando... quando skippo la cosa. Ho sbagliato? Sbagliato, scusatemi. Volevo un attimo però leggere prima gli Akeye. Grazie mille per i complimenti. Benvenuto, buonasera. Siamo qui nel bel mezzo di un tentativo di speedrun di Fallout 1. Quindi, se siete interessati, vi consiglio di guardare. Il tempo migliore è 4 minuti, perché se lo chiedesse il world record è 4 minuti e 54 secondi, se non sbaglio. New game. Noi abbiamo fatto 6 minuti e 40, non male, ma si può assolutamente migliorare. Load game. Ok. You're here. Good. Buon punteggio, buon tempo, buon tempo. Assolutamente un buon tempo. Eccoci. Vai. Buono. Ragazzi, mi sono fermato per sbaglio. Ah, minchia, 29 danni. Avevo usato lo steampack. Forza, ho usato lo steampack qui. Vai, con la scienza. Vai. No, ma matematicamente non possiamo rischiare. Cioè, matematicamente ci toglie almeno 10 punti vita, quindi è impossibile. Abbiamo 16 in questo momento. Ci toglie... Abbiamo due barre da sperare e ognuno ci toglie almeno 10, quindi è impossibile. Dobbiamo per forza usarlo. Toglie minimo 10. Vaffanculo, ma. Guardate veramente di sfiga, c'è tolto 30. Devo usare un altro ancora. Dai. Almeno.
Buono. Ok. Quanto casuale, ci sta. Poi troverò l'uscita, ok, eccola. Ok, di qua. Troppo larga l'ho presa, mi sa. Dai cazzo. Bene. Ok, non c'è nessuno. Buono, non c'è nessuno buono. Eccoci. Apri sta porta. Vai. Ok, così ci siamo. Buono. Buono. Dai, cazzo. Ok. Buono. Siamo. Che non ce la facciamo sotto i 6 però. Peccato. Peccato. Vaffanculo, cammina pure questa. Dai. Peccato, non facciamo sotto i 6, ma è un buon punteggio, cazzo. Migliorato molto. Dai, su giù. E 11. 6 e 11. Cazzo. Buono. Non sei sotto i 6, ma ci sta. Io voglio andare sotto i 6. Voglio andare sotto i 6 e poi la mando in classifica. Siamo 6 e 11 in questo momento. Se non c'era quell'encounter, ci stava. Ne abbiamo fatti due di encounter. Ho sbagliato anche una volta lì sul terminale da modificare. Ho perso un po' di tempo in giro perché appunto non sono ancora proprio praticissimo, però buono. Cazzo. Effettivamente fai solo errori che facendo pratica toglieresti. Sì, l'unica cosa che ci può veramente togliere tanto tempo sono gli incontri casuali, ma quelli sono casuali, appunto. Ma buono. Cazzo. Sono soddisfatto. Sono soddisfatto. 6 e 11 è un buonissimo tempo. Non proverò ancora. Non proverò ancora, ma fatemi un attimo vedere una cosa. Fatemi un attimo vedere una cosa.
Fatemi un attimo vedere una cosa. Eccola qua. Fallout. Voglio vedere effettivamente di persona come siamo messi. È che sono curioso. 19esimo? 6 e 11. No, 18esimo. Sono sopra il francese e l'australiano a pari merito. Quindi 18esimo sarei. E loro sarebbero entrambi 19esimi. Sì, 18esimo attualmente sarei. No, io voglio scendere sotto il cazzo di 6 minuti. Allora, sotto i 6 minuti sicuramente sono almeno 13esimo. Piacerebbe entrare nella top 10. Anche se top 10 sono 5 minuti e mezzo. Allora, perché qui il fatto è che tra gli 11esimo e il 14esimo passano solo 4 secondi. Qui passano solo 4 secondi. E quindi è abbastanza facile in realtà superare tutti questi se fai un buon punteggio, perché sono tutti quanti vicini. Comunque sì, è assolutamente buono, sono soddisfatto, cazzo. Sono contento. Sarei il secondo migliore italiano, perché appunto c'è Yukamo che attualmente è il secondo migliore italiano, il primo è Quaidot che ha fatto 5 minuti e 20. Tra l'altro Quaidot, o Quidot, non so come si pronunci, lui ha il miglior tempo per la glitchless. La glitch che sia a 6 minuti e 50. E se non sbaglio ha anche il miglior tempo per la Max Quest, sì, è vero. Ovvero fare tutte quante le quest, eccetera, eccetera. Un'ora di gioco. Comunque sì, dai, sono soddisfatto. Cazzo, bene. Fammi salvare questi split, assolutamente, sono ottimi. Direi che possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Sono soddisfatto di questa live, assolutamente. Salva gli split. Bene, chiudi e ci siamo. Bene, bene. Allora, prossima live, giovedì, continuiamo New Vegas e se c'ho voglia continuiamo anche a provare con la speedrun. Ok, cazzo, sì, 19esimo è buono. 19esimo è buono, sì. Buono vero. Allora, vediamo un attimino chi abbiamo in live da raidare eventualmente qui. Fatemi un attimo vedere. Nel frattempo vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine, perché è rimasto fino alla fine, anche per seguire la speedrun. Sono contento che vi interessi, perché è rimasto per vederla. Da chi vi posso mandare che sveglia a quest'ora? Da Camel. Dai, vi mando da Camel. Mando dal buon vecchio Camel. Fare un raid al buon Camel. Non so cosa stai facendo, probabilmente sempre ascoltando musica, ma lo lascerò a scoprire. Lo lascerò a scoprire a voi. Quindi, signori e signore, grazie per essere rimasti fino alla fine. Voglio migliorare questo cazzo di tempo, lo migliorerò sicuramente. Sotto i 6 minuti ci voglio arrivare. Sotto i 6 minuti ci voglio arrivare. E appena arrivo sotto i 6 minuti, mando il tempo. Lo prometto, Lloyd. Lo mando il tempo appena scendo sotto i 6 minuti. Quindi, ragazzi, salutatemi Carmel. Rimanete per il raid anche solo per i punti canale. Io vi saluto, ci vediamo giovedì. E niente, alla prossima. Ciao a tutti, goodbye, buonanotte. Ciao.